buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Come tutti sappiamo, da ieri è uscito ufficialmente The Division 2 e già si riscontrano grossi problemi, o meglio, ci sono dei bug molto grossi che Massive deve sistemare al più presto. Già al lancio la Massive è dovuta correre ai ripari con un mega update per sistemare la maggior parte dei bug riscontrati in beta e alfa e ahimè il grosso bug che impedisce ai giocatori sulla stessa rete di poter partecipare alla stessa sessione, dovendoli far disconnettere e riconnettere per poter giocare assieme. Ieri è uscito un altro fastidioso bug riguardante le abilità, o la maggior parte di esse, che ne impedisce l'utilizzo. Infatti, a parte il lanciatore chimico, la Firefly e il Pulse, le altre abilità possono incappare in un bug che, una volta attivate, le fa scomparire, come se le aveste usate, e fa partire la ricarica di 15 secondi senza che voi possiate fare nulla. Non è un bug che viene riscontrato da tutti e costantemente, ma non è comunque da sottovalutare considerando che anche solo una piccola percentuale di utenti che riscontrasse questo bug può far deragliare un titolo ben saldo e ben avviato come questo con i loro commenti negativi. Ovviamente Massive è intervenuta subito sotto i post degli utenti dicendo che questo spiacevole e frustrante bug è sotto investigazione interna, ma sfortunatamente per il momento non sanno cosa lo provochi o come sistemarlo. Sicuramente ci lavoreranno alla svelta, ma per ora, per tutti coloro che giocano e incontrano questo bug, sappiano che non ci sono alternative se non conviverci. Concludo il video dicendo che ho deciso da settimana prossima di condividere, pur non giocando, tutte le guide su cui potrà metterci le mani, cercando di farlo nel migliore dei modi, sperando che ciò possa rendersi utile alla maggior parte di voi. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.